Buongiorno carissimi studenti, allora continuiamo in questo discorso che abbiamo introdotto sulla distinzione nell'ambito delle scienze cosiddette umane o sociali tra un approccio in base al quale queste scienze dovrebbero adottare il medesimo metodo delle scienze della natura e quindi guardare all'oggettività del sapere che esse stesse producono e invece un altro approccio cosiddetto umanistico secondo il quale poiché il soggetto della conoscenza, l'oggetto di conoscenza coincidono, si tratta sempre di uomo, dell'uomo, il metodo dovrebbe essere differente e l'approccio diverso. E l'autore che più di tutti nella fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, insistito su questa differenza, cioè sul fatto che le scienze dell'uomo e le scienze della natura devono essere svolte secondo metodologie differenti, è un certo Wilhelm Dilthey, un autore che ha introdotto una corrente di pensiero, che ha anche una sua rilevanza filosofica, chiamata storicismo. Più che altro una corrente di pensiero che guarda al modo in cui si studiano le cose umane e con particolare riguardo, come dice la parola stessa, alla storia, non solo sociologia, economia e via discorrendo, un modo di guardare le cose umane che tiene conto del fatto che l'oggetto di studio è imparentato, per così dire, con il soggetto che lo studia, perché si ha sempre a che fare con esseri umani. Questa concezione storicistica, che come vi dicevo ha come autore chiave Wilhelm Dilthey, è caratterizzata da una serie di punti fondamentali che adesso io vi riassumo riprendendoli da una tabella che adesso vi faccio passare in sovraimpressione. Sostanzialmente la prima distinzione fondamentale che fanno questi autori a partire da Dilthey è tra scienze della natura e scienze dello spirito. Queste ultime sono il nome che questi autori danno alle scienze dell'uomo, evocando il concetto hegeliano e schellingiano e romantico di spirito. Quindi in tedesco Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften, cioè scienze della natura e scienze dello spirito. E la cosa migliore è che si può fare confrontare i due approcci metodologici ed epistemologici, come sono distinti da Dilthey. Allora, se il tratto distintivo delle scienze della natura è la distinzione tra il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto, che non hanno alcunché a che fare l'uno con l'altro, perché il soggetto conoscente è qualcosa di spirituale, è un io, un soggetto diciamo trascendentale nell'espressione di Kant, mentre l'oggetto conosciuto è un fenomeno, e potrebbe essere un batterio, un essere vivente diverso dall'uomo, un pianeta, una sostanza chimica e via discorrendo. Nel caso invece delle scienze dello spirito abbiamo questa, come si diceva, convergenza di soggetto ed oggetto, quasi una sorta di identità, perché se io sono un economista studio il comportamento di altri esseri umani che agiscono nell'ambito del mercato, se sono uno psicologo studio il comportamento di un altro singolo individuo che come me è un essere umano e così via. E lo storico, che è particolarmente il professionista, l'esperto che è in mente Dilthey, che egli stesso è stato per molti anni, lo storico fa lo stesso, cioè si occupa per esempio di una figura come Napoleone, lo studia, ne comprende l'azione, a partire dal fatto che egli stesso, cioè lo storico, è un essere umano come lo è Napoleone. Per cui esiste una, partecipazione del soggetto dello studio, dell'oggetto di studio, alla medesima essenza, usando questa espressione platonico-aristotelica. E non solo, ma questo ha una serie di implicazioni. Per esempio, l'argomento di studio delle scienze della natura, secondo Dilthey e gli storicisti in generale, sono le leggi universali. Se ci pensiamo bene, Newton si occupava di leggi generali, per esempio la legge di gravitazione. Così Coulomb ha elaborato la famosa legge di Coulomb per quanto riguarda i fenomeni elettromagnetici. Cioè, l'oggetto principale delle scienze della natura sono verità che hanno carattere universale, quindi leggi generalmente universali. Invece nel campo delle scienze dell'uomo, di nuovo la focalizzazione di questi autori riguarda la storia, e naturalmente invece quello che fa la differenza e che è oggetto di conoscenza e di studio è la singola azione, il singolo comportamento del singolo individuo.
Napoleone, Cesare, e via discorrendo. Quindi, essendo oggetto di studio un comportamento individuale, deve cambiare l'approccio metodologico. Non devo elaborare, come dire, teorie che abbiano per oggetto leggi universali, ma devo esercitare una comprensione che ha per oggetto singoli comportamenti individuali. Il campo della psicologia, che non è direttamente oggetto di studio di Dilthey, ma che abbiamo già trattato, ce lo fa capire. È come se Dilthey ci suggerisse che ognuno è diverso dall'altro, non si può usare la medesima griglia interpretativa per i comportamenti miei e di ciascuno di voi, perché ciascuno di noi ha una sua diversa indole, un diverso carattere, una diversa personalità e nessuna schema, nessuna griglia interpretativa è adeguata per capire esattamente le motivazioni e le intenzioni di ciascuno di noi. Ognuno di noi è diverso dall'altro e quello che deve fare lo psicologo in questa chiave di lettura è comprendere il comportamento di ciascuno di noi, non ricondurre ciascuno di noi ad un modello universale di essere umano. No? Lo stesso modello di Freud, da questo punto di vista, non sarebbe adeguato perché ridurre quello che dico io, faccio io, a ciò che può essere spiegato invocando il superio, l'es o l'io, come istanze generali universali che spiegano il comportamento di tutti e di nessuno, è riduttivo dal punto di vista storicistico, perché per quanto anch'io possa essere abitato da un'est, da un io superio, ciò che io sto facendo in questo istante non è completamente spiegabile, semplicemente evocando il modo di interagire di queste presunte istanze psichiche che condividerei con tutti quanti voi, perché in ogni caso le ragioni per cui io faccio una cosa piuttosto che l'altra vanno indagate a partire dalla mia storia personale, dal mio vissuto individuale irriducibile a qualunque schema generale. Quindi l'oggetto dello studio delle scienze dell'uomo, delle scienze dello spirito, è sempre qualcosa di individuale, di irriducibile, di unico, mentre ciò che studia la scienza della natura è l'universale, il generale. Questo porta anche a un cambio di obiettivo, perché l'obiettivo delle due tipologie di scienze è differente. Abbiamo visto, anche studiando ad esempio l'approccio di Hempel e quello di Popper, tanti epistemologi anche del Novecento, quindi successivi in realtà a Dilthey, che una scienza della natura che si rispetti ha per finalità quella di spiegare i fenomeni ed è tanto più capace di spiegarli in quanto essa stessa sia in grado di prevederli. Vi ricordate, no, i paradossi di scienze come l'economia o scienze presunte tali che sono molto capaci, molto brave a spiegare eventi come per esempio la crisi del 29 dopo che si sono verificate, ma non è stata in grado di prevederli. Ora, una disciplina scientifica che non sia in grado di prevedere ciò che accade in natura non è falsificabile in termini popperiani, cioè non esprime conseguenze empiriche predittive di fenomeni che la teoria, diciamo così, comporta, tali da poter poi controllare che la teoria sia o meno valida. Se una teoria non è in grado di prevedere eventi che possono falsificarla o verificarla, non ha carattere scientifico. Per cui una teoria è intanto capace di spiegare, in quanto è capace di prevedere. Le due cose sono strettamente intrecciate. Se vi ricordate il modello di Hempel, Hempel diceva che dati due fenomeni, pressione dell'interruttore, accensione della luce, bene, la teoria che spiega perché la luce si è accesa invocando la pressione dell'interruttore come causa, e questa teoria qui è la medesima che prima che la luce si accenda è in grado di prevedere che se io premerò l'interruttore la luce si accenderà. Cioè, intanto io sono in grado di prevedere che all'azione A, pressione dell'interruttore, seguirà l'evento B, accensione della luce. Intanto sono in grado di prevedere questo, in quanto sono anche poi in grado di spiegarlo una volta che è successo. Per cui una scienza che, diciamo, degna di questo nome è capace tanto di spiegare quanto di prevedere gli eventi naturali. Ma in campo storico tutto questo non avviene. Nessuno storico, per quanto sia abile a interpretare tutto ciò che è accaduto nel passato, è tenuto a prevedere quello che accadrà nel futuro. Così abbiamo visto i limiti dell'economia. Gli economisti sono molto abili a spiegare le ragioni della crisi del 29 negli Stati Uniti, ma poi fanno difficoltà a prevedere ciò che accadrà in futuro. Hanno dei modelli matematici, ma sono modelli estremamente deboli ai fini predittivi, perché se non fossero deboli, gli economisti sarebbero le persone più ricche del mondo, perché prevederebbero gli sviluppi dell'economia e sarebbero in grado di fare investimenti che li arricchiscono. Invece non è dato sapere che gli economisti abbiano questa grande disponibilità economica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'economia è una scienza, diciamo, seria, ma forse non così potente come le altre scienze della natura. Per
Perché ha una capacità di previsione non così sviluppata. Abbiamo visto che limita la psicologia. Lo psicologo, nel momento in cui traccia il profilo di una persona, può in qualche modo, probabilisticamente, immaginare che questa persona possa o meno compiere magari dei delitti, ma non è in grado di assicurare che li compirà o non li compirà al 100%, no? Perché? Perché l'essere umano ha un margine di libertà d'azione, di imprevedibilità nel suo agire, che non è in qualche modo riconducibile ad un modello predittivo forte. Ecco dunque che a questo punto o diciamo che non esiste, come dicevano i positivisti e i neopositivisti, non c'è una vera scienza psicologica, non c'è una vera scienza storica, perché sono discipline che non sono capaci di previsione, oppure dobbiamo cambiare approccio a monte, cioè dobbiamo dire che sono scienze dell'uomo. E come tali non hanno affatto lo scopo né di spiegare né di prevedere. E qual è quindi lo scopo delle scienze dell'uomo se non è quello di spiegare e di prevedere? Cambia completamente l'approccio. Secondo Diltay e gli storicisti, i verbi da usare per quanto riguarda le scienze dell'uomo non è spiegare e prevedere, ma sono i verbi da usare interpretare e comprendere. Cioè cambia il discorso. In tedesco non si dice più erklären, spiegare, ma verstehen, comprendere. Cioè in inglese sarebbe not to explain, ma to understand, no? Tradotto il tedesco in inglese. Quindi perché comprendere? Cosa significa comprendere? Significa che io non sono in grado di spiegare perché Napoleone fece il colpo di Stato. Nel senso che Napoleone, assumendo che si fosse dotato di libero arbitrio, avrebbe potuto in qualunque momento rinunciare a compiere il colpo di Stato. Cesare, in qualsiasi istante, avrebbe potuto decidere di non varcare Rubicone. Avrebbe avuto motivi. Aveva motivi per varcarlo, conquistare Roma, sconfiggere l'avversario Pompeo, ma aveva anche ragioni per non varcarlo, rispettare le leggi di Roma che vietavano all'esercito di armi di varcare il fiume. Quindi, in effetti Cesare aveva delle ragioni sia per varcare il Rubicone sia per non varcarlo. Ricordate, l'Arnislad diceva che Cesare abbia varcato il Rubicone è verità di fatto, non è verità di ragione. Non c'è nessuna possibilità, attingendo alla ragione, per esempio al principio di non contraddizione, di dimostrare che era necessario che Cesare varcasse il Rubicone. Si può solo cercare la ragione sufficiente che ha fatto sì che Cesare scegliesse di farlo, ma per una ragione che induceva Cesare a varcare Rubicone, ce n'erano sicuramente altre che gli suggerivano di non fare lo stesso. Quindi, cosa deve fare lo storico? Non potendo prevedere prima se Cesare avrebbe o meno varcato Rubicone dopo, e quindi non essendo neanche in grado di spiegare perché l'abbia fatto, perché non essendo in grado di prevedere, abbiamo visto, non si è in grado neanche di spiegare, cosa fa lo storico? Cerca di comprendere, una volta che sappiamo che Cesare ha varcato Rubicone, il senso del suo agire, perché l'abbia fatto. A questo fine, passiamo all'ulteriore, diciamo, come dire, colonna della tabella, qual è il metodo che qui le scienze dell'uomo o dello spirito devono adottare? Non si tratta qui di fare una ricerca sperimentale per individuare delle costanti nel comportamento della natura, torniamo alla questione delle leggi universali, quindi individuare cause e determinanti effetti, no? Come anche nel modello delle leggi di copertura di Hempel, no? Ogni volta che si preme l'interruttore si accende la luce di leggi universali. Quindi non è importante individuare quando uno abbia o meno acceso un interruttore, ma quello che interessa è sapere che ogni volta che si accende l'interruttore, si preme l'interruttore, si accende la luce. Quindi quello che interessa alla scienza natura sono i fenomeni costanti, i fenomeni che si ripetono sempre uguali, replicabili in laboratorio all'infinito. Invece, nel caso dell'azione di Cesare e di Napoleone, abbiamo un evento unico nella storia che non sarà mai più ripetuto, potrebbe avere degli eventi simili che in qualche modo lo ricordano, ma in quanto tale è un evento completamente irriducibile, per cui non avrebbe senso fare esperimenti in laboratorio per spiegare il comportamento di Cesare o di Napoleone, perché Cesare e Napoleone sono morti, non li possiamo far rivivere, e anche se li facessimo rivivere, potrebbero scegliere diversamente da come scelto a suo tempo. Quindi è impossibile cercare di adottare un metodo di tipo sperimentale di questo genere per andare a cercare delle generalizzazioni, delle universalizzazioni di comportamenti individuali. Quello che dobbiamo fare è esercitare un tutt'altro tipo di sentimento, cioè quella che viene definita Einfühlung, l'espressione tedesca che si può tradurre sia come immedesimazione sia come empatia, la famosa empatia che si deve esercitare, per esempio, anche nella psicologia umanistica tra lo psicologo che dialoga con il proprio interlocutore e la persona che chiede l'aiuto, per esempio, dello psicoterapeuta. Questa empatia va esercitata anche in ambito storico.
Torniamo all'esempio di Napoleone. Cosa dovrei fare io per intendere, comprendere, no? Interpretare prima e comprendere poi l'agire di Napoleone? Attenzione, comprendere, interpretare, non spiegare, prevedere. Cosa dovrei fare? Dovrei cercare di mettermi nei panni di Napoleone, cercare sempre più, per quel che è possibile, di entrare nell'anima di Napoleone, mettermi nei suoi panni e chiedermi, di fronte a questa situazione, di fronte al fatto di avere un direttorio che mi chiama più volte a risolvere i problemi di fronte a situazioni di emergenza nazionale come quella della Francia, in quella fase storica, compiere ad esempio un colpo di Stato il 18 brumaio del 1699 potrebbe essere una scelta vincente, anche perché sì, io sono ambizioso, io sono volitivo, io ho una grande fiducia in me stesso, una grande autostima, e quindi se mi metto nei panni di Napoleone posso comprendere la sua azione. Non significa che Napoleone non avrebbe potuto fare diversamente o io spiego quello che ha fatto. Significa io riesco ad avere una rappresentazione mentale di ciò che Napoleone ha fatto e entrare, diciamo così, in qualche maniera nel modo di pensare di Napoleone e in quello della sua epoca. Cioè riesco a immedesimarmi in quel mondo, lo ricreo mentalmente. Ad esempio, se volessi fare un film storico, scrivere un romanzo storico, sicuramente è l'operazione che devo fare. Non devo io spiegare perché è successa una cosa piuttosto che l'altra o giustificare un comportamento rispetto all'altro, ma devo semplicemente ricreare immaginariamente un mondo per entrarci dentro e guardarlo, per così dire, dall'interno piuttosto che dall'esterno. A questo scopo, cosa posso fare io? Ovviamente, se io so che Napoleone ha fatto un colpo di Stato, l'immedesimazione, quella che potreste fare voi, che potremmo fare noi leggendo il libro di storia, in cui a questo episodio sono dedicate 3 righe, è estremamente aleatoria. Cioè io mi immedesimo in questo personaggio che decide di fare un colpo di Stato e prendere il potere, forse perché è ambizioso o forse perché vuole il bene della sua nazione. È chiaramente piuttosto immaginaria questa immedesimazione, perché non ho abbastanza documenti per essere certo che Napoleone abbia agito mosso da quei sentimenti. Ma se io approfondisco, mediante la lettura delle lettere, per esempio, scritte a Napoleone, delle lettere scritte su Napoleone, dei testimoni dell'epoca, cioè aumento la quantità di documenti relativi a questo episodio che leggo e approfondisco, è chiaro che nel momento in cui io cerco di immedesimarmi in Napoleone, ho una base documentale, interpretativa abbastanza vasta da rendere plausibile che il mio esercizio di immedesimazione sia in qualche maniera andato a buon fine. Cioè, non sarò stato esattamente in grado, cioè è impossibile entrare nella testa di qualcuno che è morto, però quanto più mi documento circa un determinato episodio, tanto più mi approssimerò ad una immedesimazione con gli attori protagonisti di quel determinato episodio storico. Quindi un esercizio di questo genere è un esercizio di interpretazione dei documenti che ha per scopo la comprensione degli eventi dal punto di vista dei loro attori, immedesimandomi in essi. A questo punto, ecco l'ultima colonna di questa tabella, qual è il principio fondamentale, cioè in base a che cosa io poi costruisco, per esempio, un libro di storia, una narrazione storica. Nel momento in cui devo cercare di in qualche modo illustrare il comportamento di Napoleone, Giulio Cesare e di vari personaggi della storia, ma anche di movimenti di popolo, non necessariamente singoli individui, devo mettermi nei panni di questi protagonisti e devo cercare di capire da quali valori essi siano mossi, cioè quali erano i fini che essi si ponevano soggettivamente, diciamo soddisfare l'ambizione, cercare di conseguire maggiore ricchezza, sacrificarsi per il bene del proprio popolo. Cioè, immedesimandomi in questi personaggi, spiego perché, scusate, non spiego, ma comprendo perché abbiano agito in quel modo piuttosto che l'altro, cercando di capire a quali valori obbediva il loro modo d'agire. Viceversa, in campo scientifico, non mi chiedo quali sono i valori che muovono un'ape piuttosto che un fenicottero, un pianeta, un atomo o un composto chimico, ma mi chiedo in base a quali cause io assisto a questa determinata trasformazione. Per cui, mentre in campo scientifico mi occupo di cause ed effetti, applico quella che Kant chiamava categoria di causa effetto, nel campo delle scienze dell'uomo, quindi soprattutto della storia, ma anche perché no, psicologia, economia, sociologia, via discorrendo, ciò che mi deve guidare all'interpretazione, alla comprensione, che non è spiegazione, di ciò di cui mi occupo, sono i valori che muovevano i personaggi coinvolti in queste vicende. Valori che in qualche modo io devo far reagire con i miei. Cioè, quanto più anch'io, per esempio, posso avere delle piccole ambizioni, tanto più sono in grado di immedesimarmi nelle grandi ambizioni di personaggi come Cesare e Napoleone. Perciò, mettendo in gioco la mia umanità,
la mia comprensione delle cose, il mio vissuto, i miei sentimenti, io sono in grado di entrare, no, nella mente anche dei personaggi che studio. Naturalmente, io sono diverso da Napoleone e Giulio Cesare, tuttavia, nella misura in cui penso a quella parte della mia anima che può essere assimilata al modo di sentire di Cesare e di Napoleone, ecco, cioè valorizzo ciò che in me ha a che fare con i sentimenti che possono aver nutrito questi personaggi, io tanto più sono in grado di comprenderli. Ed è quello che è sufficiente di fare in ambito delle scienze umane, dello spirito, questo immedesimarsi negli altri. È chiaro che qui c'è l'eco dell'idealismo tedesco, no? L'idea che esiste uno spirito del mondo che si incarna in ciascuno di noi, noi ne siamo frammenti, ma in un certo senso è qualcosa che noi tutti condividiamo. Per cui in una certa epoca noi ci comprendiamo molto facilmente perché non siamo altro che frammenti dell'unico spirito di un'epoca. Se dobbiamo cercare di comprendere lo spirito che animava un'epoca antecedente, dobbiamo fare uno sforzo. Però alla fine tutte queste dimensioni spirituali appartengono all'unico spirito dell'universo, no? E quindi in un certo senso basta fare un esercizio di ciascuno di noi per riuscire a entrare immaginariamente nella mente di ciò di cui ci stiamo occupando, se si tratta di altri esseri umani, perché siamo tutti esseri umani. Quindi in qualche maniera siamo in grado di comprenderci gli uni gli altri, sia in presenza, durante un colloquio, per esempio, psicoterapeutico, sia a distanza, se devo studiare un evento storico del passato. Ed è questo l'esercizio caratteristico delle scienze dell'uomo e che le distingue in maniera assolutamente netta dalle scienze della natura. Come vedete, questo discorso che Dilthey fa, riferito soprattutto alle scienze storiche, può essere esteso, come anche Dilthey intendeva che fosse, a tutte le scienze dell'uomo: all'economia, alla psicologia, alla scienza politica, alla sociologia. Ovunque si ha a che fare con altri esseri umani, l'obiettivo non dovrebbe essere spiegare il loro comportamento come se fossero degli automi che obbediscono a leggi meccaniche, ma cercare di comprendere le loro azioni nell'assunzione che comunque abbiamo a che fare con soggetti liberi, che potrebbero fare quella cosa, ma anche potrebbero non farla. Per cui non ha senso immaginare di prevedere o spiegare il loro agire, perché è effettivamente imprevedibile. Ciò che ha senso è, una volta che si hanno agito, cercare di comprenderli mettendoci nei loro panni. Questo è, diciamo, il modo di ragionare di Dilthey, che ha ispirato tutta una serie di approcci delle scienze umane, che hanno questo tipo di caratterizzazione, che possiamo chiamare genericamente approcci umanistici.